Sarete posti di fronte ad alcuni argomenti interessanti. Io ho detto tutti di portarsi carta e penna. C'è qualcuno che dovrà andare via dopo la prima ora per problemi organizzativi della scuola. Chi deve andare via va fatta con molto silenzio, in punta dei piedi si allontana. Qui abbiamo la professoressa Paola Gialli, che insegna come sottoscritto da tanti anni, che è venuta a portare un discorso particolare su un progetto che stanno seguendo da tempo, che è Oltre le frontiere. E io vi avevo, oltre l'immigrazione, pardon, scusate. Allora, lei mi spiegherà tutto. Io vi ho detto che siamo stati scelti come scuola perché oggi si parlerà soprattutto anche di migrazione al femminile, perché ieri facevo vedere a qualcuno una prima parte del film Terraferma, ma non siete voi, non siete, perché si vedeva cosa vuol dire oggi arrivare con i barconi per le donne, magari incinte, con tutte le problematiche, scappare, non farsi trovare, salvare la gente in mare e quant'altro. Va bene, adesso chiediamo silenzio, attenzione, e poi se ci sarà tempo per fare le vostre domande senza creare baccano o cose di questo genere. Tra poco verrà anche la preside e va bene, poi ci sentiamo. Grazie. Allora ragazzi, visto che passiamo queste due ore insieme, cerchiamo di passarle in modo che sia, come dire, utile a tutti. Quindi noi vi proponiamo degli spunti di riflessione. Non vi facciamo una conferenza, ma vogliamo introdurvi un po' a questa tematica, aggiungere qualche riflessione, quelle che sicuramente voi avrete già fatto per conto vostro, con i vostri amici, con i vostri insegnanti. Come vedete, l'abbiamo chiamato Talk School, questo tipo di incontro, che noi facciamo un po' in giro in alcune scuole superiori. Sono dei momenti in cui i ragazzi, insieme con delle persone che conoscono bene l'argomento di cui si sta parlando, hanno un momento di confronto e di collaborazione. Allora, le donne nei processi di migrazione è il titolo. Effettivamente questo incontro nostro di oggi si inserisce in un progetto che viene finanziato dalla Compagnia di San Paolo e che vede l'associazione Il Nostro Pianeta, di cui io sono presidente, il forum di ricerche FIERI, che qui è rappresentato dalla professoressa Ritucci, che insegna all'Università di Torino proprio temi attinenti all'argomento di oggi, e poi dal CISV, che sta facendo in 25 scuole e classi torinesi degli incontri proprio per aiutare i ragazzi a capire come sono gli immigrati che vivono tra noi, da che culture provengono, eccetera. E questo progetto si chiama Oltre le migrazioni. Allora, abbiamo costruito una piattaforma a cui voi potete accedere. Segnatevi l'indirizzo. Perché se voi andate su quella piattaforma, se il giorno che il vostro insegnante vi dà un tema sulla migrazione, voi andate lì, scopiazzata alla grande, ok? C'è di tutto lì sopra. Cosa vuol dire? Vuol dire che su quel sito, nel menu orizzontale, voi trovate scritto Atlante delle migrazioni. Luca, se puoi ritornare sulla diapositiva, ecco, lo vedete che sotto il titolo Storie in viaggio tra Africa ed Europa c'è scritto chi siamo, approfondimenti. Se voi aprite approfondimenti, trovate video, film presentati e cliccabili, pezzi magari di filmati relativi a questi temi, trovate dei siti di riferimento per proseguire la vostra ricerca. Poi avete Atlante delle migrazioni. Se voi cliccate su Atlante delle migrazioni, trovate tutto quello che concerne i flussi, le provenienze, il lavoro degli immigrati, le seconde generazioni degli immigrati, e poi c'è una magica parola, focus, e se voi aprite il focus, trovate il lavoro che noi stiamo facendo adesso qua. E cioè, da oggi pomeriggio ci sarà il video di questo nostro incontro, e poi avete una traccia didattica che vi permette, con i vostri insegnanti delle varie discipline, di andare a recuperare dei pezzi dell'incontro di oggi e approfondirli. Film, libri,
siti che indicano ricerche possibili, curiosità e anche un gioco. Inizia con un gioco, in effetti, che si chiama Gioca nei miei panni. Se volete scrivervi già questo, lo mettete sul motore di ricerca, su Google, Gioca nei miei panni, e viene fuori questo gioco molto carino, davvero, in cui vi è data la possibilità di diventare per un momento un giovane, una donna, oppure ancora un altro giovane proveniente da un altro paese che vivono come immigrati qui in Italia e che devono affrontare le difficoltà quotidiane della vita di tutti i giovani e gli adulti, ma con pochi soldi. Allora, quello è un gioco che potete fare che vi aiuta un po' a entrare dentro a questa problematica. Ok, abbiamo parlato della piattaforma, che è sicuramente un punto importante. Voi potete entrare anche se non vi registrate, non importa, entrate e avete a disposizione tutti i materiali, d'accordo? Quindi è sicuramente una buona fonte che noi di mano in mano andiamo aggiornando. Ad esempio, nessuno di voi è di Quinta, ma con le Quinte abbiamo affrontato un mese fa il tema del colonialismo italiano nel Corno d'Africa e in Libia, partendo da un libro, il libro Timira, un libro grosso grosso, nel quale viene raccontata la storia di una donna che è nata in Italia, vissuta in Somalia, ed era presente l'autore di questo libro, che era il figlio. E così abbiamo ripercorso una pagina della nostra storia di cui i libri ormai praticamente non parlano più. Eppure quella pagina della nostra storia è molto importante, perché se abbiamo tanti immigrati che arrivano, come diceva il professor Giacosa, sui barconi dall'Africa, dalla Libia, è proprio perché noi siamo stati là. E là non è proprio che abbiamo aiutato questi paesi a svilupparsi. La storia è andata un po' diverso. E spesso si cerca di tacere ai giovani la verità, perché continuano a pensare che noi italiani siamo bravissimi, che noi ce la caveremo sempre, che non c'è nessun problema, che tutto tornerà ai tempi d'oro, chissà quali, eccetera. E invece noi crediamo che i giovani non siano stupidi, che i giovani abbiano il diritto di essere informati molto correttamente, perché poi possono diventare, da giovani adulti e da adulti, anche delle persone un po' fastidiose che pretendono di sapere la verità e pretendono di dire che ci sono cose giuste e cose ingiuste. Ed è proprio in quest'ottica che oggi vogliamo cominciare questo percorso. Passiamo adesso a una diapositiva che vi fa vedere questo piccolo libretto. Vedete che è proprio piccolo, è un centinaio di pagine, ed è un libretto che racconta che tra il 1880 e il 1924, non era l'epoca di Giulio Cesare, ok? Ben 180.000 giapponesi, di cui quasi 35% erano donne, attraversarono l'Oceano Pacifico e si stabilirono negli Stati Uniti d'America, impiegati per lo più in agricoltura. Ora, dopo un po' di anni che questi giapponesi, che abbiamo capito che in gran parte erano quindi uomini, dopo un po' di tempo cominciavano a pensare di voler sposare non una donna degli Stati Uniti d'America, ma una giapponese come loro. E quindi mandarono le loro fotografie in Giappone in modo tale che ci fossero delle giovani donne che accettavano questo matrimonio attraverso la fotografia. E perché accettavano questo matrimonio? Perché la loro situazione in Giappone era la situazione di una grande povertà. Le loro famiglie facevano davvero fatica a garantire un pasto quotidiano ai figli. E allora mandare in Giappone una figlia voleva dire sistemarla e ottenere anche un po' di denaro per poter mantenere agli studi e dare da mangiare anche ai suoi fratelli e alle sue sorelle che rimanevano in Giappone. Allora, questo romanzo è scritto non raccontando la storia di ogni donna, perché sarebbe stato un po' noioso, ma è scritto come un racconto corale, cioè come se dalla storia di tante fosse venuta fuori una storia che permetteva di comprendere il percorso che aveva fatto ciascuna, perché c'erano molti elementi in comune. E pensate che cosa succedeva? Che loro vedevano queste foto e decidevano di partire.
decidevano di partire prendendo una nave. E il racconto comincia così. Sulla nave eravamo quasi tutte vergini. Avevamo i capelli lunghi e neri e i piedi piatti e larghi e non eravamo molto alte. Alcune di noi erano cresciute solo a pappa di riso e avevano le gambe un po' storte. E alcune di noi avevano appena 14 anni ed erano ancora bambine. Alcune di noi venivano dalla città e portavano abiti cittadini all'ultimo modo. Ma molte di più venivano dalla campagna e sulla nave portavano gli stessi vecchi kimono che avevano portato per anni, indumenti sbiaditi, smessi dalle nostre sorelle, rammendati e tinti più volte. Alcune di noi venivano dalle montagne e non avevano mai visto il mare, tranne che in fotografia. E alcune di noi erano figlie di pescatori che conoscevano il mare da sempre. Forse il mare ci aveva portato via un fratello, un padre, un fidanzato, o forse un triste mattino una persona cara si era buttata in acqua e si era allontanata a nuoto, e adesso anche per noi era arrivato il momento di voltare pagina. Sulla nave, per prima cosa, prima di decidere chi ci piaceva e chi no, prima di raccontarci a vicenda da quale isola venivamo e perché eravamo partite, e anche prima di impegnarci a imparare i nomi delle altre, confrontammo le fotografie dei nostri mariti. Erano bei giovanotti, con gli occhi azzurri, i capelli folti e la pelle liscia e perfetta. Avevano il mento forte, un bel portamento, il naso dritto e pronunciato. Somigliavano ai nostri fratelli e padri rimasti a casa, però erano vestiti meglio, con redico grigie ed eleganti, completi tre pezzi all'occidentale. Alcuni di loro erano in posa sul marciapiede davanti a case di legno dal tetto spiovente con lo steccato bianco e il praticello ben curato, e alcuni nel vialetto d'accesso appoggiati a una Ford Model T. Alcuni sedevano su una sedia dall'alto schienale rigido nello studio del fotografo, le mani giunte con compostezza e lo sguardo fisso nell'obiettivo come se fossero pronti a sfidare il mondo. Tutti quanti avevano promesso di venirci a prendere a San Francisco il giorno del nostro arrivo al porto, e sulla nave ci chiedevamo spesso: ci piaceranno? Li ameremo? Li riconosceremo dalle foto quando li vedremo per la prima volta sul molo? E poi avviene tutto questo lunghissimo viaggio, molto pericoloso, molto faticoso, eccetera. Quasi tutte sulla nave eravamo preparate e sicure che saremmo diventate brave mogli. Sapevamo cucinare e cucire. Sapevamo servire il tè, disporre i fiori e rimanere sedute per ore sui nostri piedi piatti e larghi senza dire assolutamente nulla di significativo. Una ragazza deve mimetizzarsi dentro la stanza, deve essere presente senza rivelare la propria esistenza. Sapevamo come comportarci. Sapevamo strappare le erbacce, spaccare la legna, trasportare l'acqua, e una di noi, la figlia del risaiolo, sapeva camminare per 3 chilometri fino al paese con un sacco di riso da 35 kg sulla schiena senza versare una goccia di sudore. Dipende tutto da come respiri, ci spiegava. Quasi tutte avevamo ottime maniere. Quasi tutte sapevamo fingere di sapere molto meno di quelli che sapevamo. Perché le nostre mamme ci avevano detto: devi fare così per essere una buona moglie. Quando arrivano al porto, incontrano i loro mariti, e non ti leggo quello che accade, ma è una pagina molto commovente, perché quello che accade è che le fotografie di quegli uomini erano fotografie di 20, 30 anni prima. Erano fotografie fatte vicino a una bella casa, mentre loro abitavano in un tugurio. Erano fatte vicino a una bella macchina, mentre invece loro la macchina proprio non ce l'avevano. E lavoravano duramente la campagna, e quindi presero queste mogli e con loro continuarono a lavorare in campagna. Queste donne partorirono i loro figli lavorando in campagna, e con i loro figli sulle spalle continuarono a lavorare in campagna. Cose che accadevano in Giappone, venite giapponesi. Ma
si lasciano il proprio paese. Beh, di sicuro Paola non si emigra perché si è troppo poveri. Ah no? Questo no. Infatti ho voluto correggerti prima, fermarti. Chi è troppo povero non parte. Perché anche per partire occorre avere delle risorse. Chi è troppo povero, ma non solo troppo povero dal punto di vista economico, non solo troppo povero dal punto di vista delle risorse materiali, ma anche chi è povero dal punto di vista delle risorse culturali, chi non ha abbastanza reti sociali. Ecco, queste persone non hanno l'opportunità di mettersi in viaggio. Occorre avere delle dotazioni, dicono gli studiosi, occorre essere dotati di denaro, di istruzione, quindi di capitale culturale, di una rete. Non ci sono opportunità di realizzazione professionale, perché a fronte di un lungo percorso di studio magari non ci sono delle opportunità lavorative, e basta leggere i giornali oppure guardarsi un po' intorno nel nostro paese oggi per rendersi conto di come oggi, forse come ieri, siamo di fronte a un processo di emigrazione dal nostro paese alla ricerca di un futuro migliore, alla ricerca di un'opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Lo vedremo dopo, certo. I migranti di oggi non sono i migranti degli anni 60 e l'inizio del secolo scorso. Non si parte con la valigia di cartone, non si parte più con qualche anno di scolarizzazione sulle spalle. Oggi si parte perché si è laureati, perché magari si è altamente qualificati, però le determinanti sono pressoché simili. Si cercano opportunità di realizzazione professionale, dicevo, si cercano opportunità di welfare, quindi un miglior sistema sociale cui beneficiare, però si può partire anche perché nel proprio paese non ci si sente sicuri. Perché nel proprio paese si è perseguitati per le proprie idee politiche, per la propria appartenenza religiosa, per la propria identità sessuale. Quindi vedete motivi diversi che possono andare a determinare progetti migratori. Si può anche partire perché nel proprio paese c'è una guerra che mette in pericolo la vita proprio della propria famiglia. Si può partire perché c'è un cataclisma climatico, ci sono degli eventi che in qualche modo forzano intere popolazioni, interi gruppi a lasciare i propri paesi. In passato si faceva l'esempio della desertificazione del Sahara, del progredire del deserto. Esempi più recenti sono stati lo tsunami nel subcontinente indiano. Quindi i motivi per le migrazioni non sono strettamente, esclusivamente legati a fattori di tipo economico. Non si parte solo perché si vuole migliorare la propria posizione professionale, non si parte solo perché si vuole guadagnare di più. C'è un intreccio, una pluralità di motivazioni che concorrono a definire quel grosso movimento che si chiama mobilità umana e che spesso, forse troppo spesso, per rapidità, per necessità di semplificazione, viene definito come migrazione, come immigrazione e talora forse come un tentativo di colonizzazione o di pressione eccessiva da parte di soggetti poveri, e abbiamo detto che poveri non sono, verso paesi molto più ricchi. Allora avevo già sbagliato, quindi voi avete capito che le condizioni per potersi sognare di uscire dal proprio paese sono condizioni di persone che già hanno degli strumenti per potersi muovere. Però quello che non riesco a capire, ma a noi che cosa importa mai di tutto questo, visto che stiamo parlando di un fenomeno di immigrazione?
immigrazione, mentre noi italiani siamo sempre stati un popolo ricco, non abbiamo mai dovuto vivere delle avventure del genere. Non riesco proprio a capire perché. Sì, forse in effetti per capire l'immigrazione di oggi dovremmo un attimo capire la nostra emigrazione di ieri, forse perché ci sono tanti paragoni da fare, forse perché è proprio, diciamo, essenziale farli. Qui mi sono divertito a colorare una cartina. Questi sono tutti i paesi in cui siamo emigrati. Vedete, c'è l'America del Sud, l'America del Nord, ma quella la conosciamo, Al Pacino, eccetera, eccetera, la conosciamo di più. Europa, Mediterraneo, siamo emigrati anche verso i paesi del Mediterraneo, non una quantità così ingente di persone, ma siamo emigrati anche lì, e poi in Oceania, infine. Se vuoi andare avanti, oggi non vi parlerò in toto dell'emigrazione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Io vi voglio dare dei dati che impressioni in un certo senso, che vi rimangano in testa, tanto comunque potrete trovarli tutti nella piattaforma nel caso voleste riprenderli. Sono emigrati solo italiani del sud, non c'è cosa più sbagliata. Tra il 1876 e il 1942 il 44% degli italiani emigrati è partito dal nord, contro il 45% del sud e l'11% del centro. Quindi quando sentiamo parlare, quando sentiamo queste trasmissioni come ad esempio I Sopranos, non so se avete mai visti, dove queste trasmissioni americane dove ci sono mafiosi eccetera eccetera, canottiera bianca, non è proprio così, nel senso che quello è lo stereotipo che ci siamo portati dietro, di un'immigrazione che grazie ai media, ma ne parleremo poi la prossima puntata, è stata più diffusa. E invece no ragazzi, siamo emigrati anche dal nord, più o meno con le stesse percentuali in altri posti, in Europa, in America del Sud. Quindi mi piacerebbe appunto che questo vi rimanga in testa. Grazie. E qui un po' di dati, guardate un po'. Dall'Europa, verso l'Europa, tra il 1876 e il 1975 sono emigrati 13,5 milioni di italiani verso l'Europa. Verso l'America del Sud, dal 1871 al 1920, 14.665.230 italiani. Ora non è che 230-231 è indicativo quella percentuale, comunque una cifra ingente. E verso il Mediterraneo 300.000, è simbolico, 300.000 persone che emigrano sono relativamente poche, ma per farvi capire che siamo andati un po' in tutto il mondo. Vi avrei potuto mettere anche la Russia, però veramente forse non era il caso, però ci siamo emigrati anche lì, ma più simbolico che altro proprio. È così che mi è venuta in mente questa frase: ricordiamo chi eravamo noi per capire chi sono loro oggi. E vorrei cominciare con una serie di paralleli. Questo perché credo che se capiamo veramente chi siamo, forse insomma riusciamo a vedere perlomeno in un altro modo, con un altro punto di vista, chi sono loro, perché abbiamo vissuto le stesse cose. Quindi forse ricordarci di averle vissute potrebbe farci ricordare qualcosa. Clandestinità, tutti i clandestini che arrivano in Italia, dobbiamo fare delle leggi, dobbiamo andare via, dobbiamo respingerli. Che effetto fa sapere che anche noi siamo stati clandestini? Non clandestini verso l'America naturalmente, clandestini verso l'Europa, ok? Si oltrepassavano le Alpi, si andava alla ricerca di un futuro migliore in Germania, in Francia, e tutto questo clandestinamente per la maggior parte. Quindi quando sentite dire dobbiamo respingere i clandestini nei loro paesi, eccetera, 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 possiamo dare un giudizio di valore, bene o male. L'importante è che ci ricordiamo che anche noi lo siamo stati. Altro esempio.
concorrenza. Ah, gli immigrati ci rubano il lavoro, eccetera. Anche lì, giudizio di valore, vero o falso, non lo so, bene o male. Ricordiamoci però che è successa la stessa cosa a noi. Soprattutto, diciamo, in Francia eravamo disposti a lavorare di più, con paghe inferiori, quindi senza diritti, noi volevamo in sostanza guadagnare, rifarci una nuova vita senza pensare, ah sì, ma voglio il sindacato, eccetera, eccetera, eccetera. I francesi invece pretendevano i loro diritti e quindi ti assumevano, assumevano quelli che si potevano sfruttare di più, quelli che erano disposti a lavorare di più con paghe inferiori. Vi ho riportato un evento che adesso io dico il nome che è accaduto, ma non sono sicuro se è giusto, la pronuncia Aigues-Mortes. Ecco, scusate per la pronuncia. È accaduto nel 1893. Gli italiani, già visti malissimo per i motivi di cui ho detto prima, scoppia un contenzioso nel luogo di lavoro. Cosa succede? Succede che parte la caccia all'italiano. Tutto un paese che cerca gli italiani, che cerca di ucciderli alla fine, perché il risultato di questo episodio sono stati 10 italiani uccisi e altrettanti feriti, proprio per questo odio che c'era nei nostri confronti, per dei motivi che sentiamo ancora oggi, ragazzi. Quante volte avete sentito dire ci rubano il lavoro, dobbiamo fare qualcosa perché ci rubano il lavoro? Allora, non sto a dirvi, non sto a farvi la lezione se ci rubano il lavoro o meno, eccetera, eccetera. Vi sto solo dicendo, è capitata la stessa cosa a noi. Riflettiamo quando ne sentiamo parlare oggi. Altro elemento, rituali. Puoi dare ancora un clip, per favore, grazie. Vi ho riportato due immagini. Dei musulmani che stanno pregando in una strada e invece un'immagine in cui non credo sia riferita all'Australia, credo che quell'immagine sia riferita all'Italia, che comunque abbiamo riportato i nostri rituali anche all'estero e le famose madonnine o santi in giro per le vie, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, questo nostro modo di intendere la fede non era assolutamente ben visto dal popolo anglosassone. E vi ho riportato un testo da Lorda, gli albanesi quando eravamo noi, di Gian Antonio Stella, che vi consiglio caldamente di leggere, che recita così. Così, quando i nostri chiesero di adottare i santuzzi di Assiduut, costruendo per loro una bella nicchia nella chiesa, spiega Stefano Girola nel saggio di Tre Santi, citando documenti di allora, la cosa fu presa male. Portare queste devozioni fuori dalla chiesa era un aspetto della religiosità italiana che i preti australiani, i cattolici in generale, trovavano strano e persino offensivo per la religione cattolica, soprattutto perché queste devozioni erano esibite di fronte a molti protestanti che potevano ben considerarle come delle pratiche superstiziose, quindi aliene dal modo di pregare e festeggiare anglosassone. Credo che il collegamento sia abbastanza intuitivo con quello che voglio dire. Nel senso, guardate l'immagine in basso a destra, dei fedeli musulmani che stanno pregando. Adesso noi, perlomeno, soprattutto tra noi giovani, non c'è più tanto il senso della, diciamo, della pratica della religione, nel senso come magari la intendiamo vedendo quelle immagini lì. Però prima di giudicarle, prima di dire ma guarda questi cosa fanno, come pregano, moschee no, moschee su, eccetera, 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 sappiate di nuovo che siamo stati denigrati per gli stessi motivi. Poi, grazie. Anche qui, discorso sfruttamento minori, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo due immagini, ieri, dei bambini italiani sfruttati nelle vetrerie francesi e giù un bambino, non so la provenienza, che sta chiedendo l'elemosina per strada. Che ragazzi, intendiamoci, può essere un bambino di 5 anni come può essere un ragazzo di 18,
il discorso è più o meno lo stesso. Non è normale. Noi ormai abbiamo, diciamo, interiorizzato questa normalità di vedere qualcuno che ci sta chiedendo l'elemosina per strada, se un ragazzo deve assolutamente andare a studiare, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà lì c'è uno sfruttamento, ragazzi. Non confondiamo la normalità con la negatività di quello che sta accadendo. Soprattutto ricordiamo che anche noi è successa la stessa cosa. Baracche. Forse questo è il discorso un po' più forte, nel senso che tra tutte le categorie degli immigrati, quella dei Rom è forse quella meno capita, quella su cui ci sono più superstizioni, eccetera, 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 più stereotipi. E allora guardate quell'immagine alla sua sinistra. Quell'immagine alla sua sinistra non riprende una famiglia Rom negli anni del 1870, riprende delle baracche costruite da italiani nelle periferie americane. Ben chiaro, non voglio fare nessun tipo di paragone, ossia italiani come Rom come italiani. Sto solo dicendo che lo stile di vita che ha contraddistinto quegli italiani nella periferia e i Rom in un accampamento erano gli stessi, sono gli stessi. Quindi, quando passiamo di fianco a un campo Rom e diciamo, ma guarda come vivono, ma è possibile che siano così, eccetera, eccetera, eccetera,